AICMA 2018 con due piloti vincenti in Moto2 e quanto vincenti! Qui c'è il campione del mondo Pecco Bagnaia. Ciao Pecco, Ciao, ciao a tutti. grandissimi complimenti. E c'è Luca Marini, vincitore dell'ultima gara fatta in Malesia dopo quattro podi. Due piloti che è difficile trovare di meglio oggi in Italia. Pecco passa in MotoGP con la Ducati ufficiale, il team Pramac. Luca Marini resta in Moto2 e ormai è maturo, beh, per risultati decisamente eclatanti. Ma per tutti e due ci sono tanti cambiamenti. Io vi chiederei di ripercorrere la stagione sul piano emozionale di quello che vi ha dato una stagione così straordinaria. E poi parleremo di moto e di futuro perché ci sono cambiamenti per l'uno e per l'altro. Cominciamo dal campione del mondo. Vai. Tu hai avuto quest'anno una svolta che probabilmente è stata di squadra, mentale, ma tu come te la sei spiegata? Come l'hai vissuta? Allora, già l'anno scorso avevamo iniziato bene, quindi quattro podi comunque, stagione da rookie dell'anno, quindi era andata abbastanza bene. Quest'anno abbiamo fatto uno step abbastanza importante, quindi sapevamo che saremmo potuti andare molto forte. E la consapevolezza di poter vincere, secondo me, è arrivata più o meno verso l'Austria. Fino a prima eravamo lì che lottavamo, però non si sapeva ancora bene. A Brno, Miguel Oliveira mi ha superato in campionato e da lì abbiamo proprio fatto un cambio e abbiamo iniziato, secondo me, a lavorare forse meno e ci siamo concentrati di più sul passo gara, su altre cose e abbiamo portato a casa, fino al Giappone non mi è più arrivato davanti. Quindi abbiamo portato a casa Una questo bella mondiale. serie, tante vittorie, 8 mi pare 8, vittorie, sì. 13 podi, 6 pole position, quindi E grande stagione. tutti quelli che commentano la tua stagione dicono già l'anno scorso Morbido aveva fatto un bel campionato, ma tu sei andato addirittura oltre, che è tutto dire. Beh, le vittorie le stesse. Sì, vittoria lo stesso, ma come capacità di dominare il campionato da un certo punto in avanti, come convinzione, precisione, lucidità di gara, ancora meglio. Ah, questo è un complimento. Luca, Grazie. anche tu non esci malissimo dall'ultima gara con una vittoria strepitosa che ha coronato poi una giornata che solo con la vittoria di Valentino in MotoGP sarebbe stata perfetta, ma che è andata vicino alla perfezione per voi. Grande vittoria. Te la sentivi? Sì, grande vittoria, hai detto bene, una giornata quasi perfetta, peccato perché anch'io ci sono rimasto un po' deluso, un po' male, dai, amareggiato perché era la ciliegina sulla torta, ci voleva. Però prima della gara comunque me lo sentivo di essere molto veloce, analizzando bene i passi di gara durante le prove, avevo visto che ero il più veloce, magari il più forte, quindi ero molto convinto di poter vincere questa gara. Sono contento di aver guidato bene e di aver portato a casa un grande risultato. Tu avevi già fatto quattro podi e in Australia eri già andato molto vicino a un ennesimo podio. Sì, è vero, è vero. È stata una stagione in crescendo. Davvero in crescendo. Sono migliorato tanto, mi trovo molto bene adesso con la moto e con il team, e quindi dobbiamo continuare a lavorare così bene. Diciamo che anche una moto in fondo semplice come la Moto2 rispetto a una MotoGP comunque richiede un periodo di tirocinio. Non è che ci arrivi sopra e puoi andare subito a tutta. Sì e no, Ah. dipende perché magari ti trovi in una situazione a tuo agio, molto bene subito con la moto e vai subito forte. Pecco l'anno scorso, al primo anno, ha fatto paura, è andato Certo. fortissimo, ma quest'anno all'inizio mi era partito molto bene, quindi dipende un po' dalla situazione in cui ti trovi quando arrivi. Se è la moto, il pacchetto quello che hai è il 100%, secondo me puoi partire anche subito forte. Poi da lì devi comunque continuare a lavorare perché è una categoria con molti trucchi. E un sacco di insidie e l'esperienza poi ti aiuta a conoscerli. E adesso che sei andato forte, già la moto cambia. L'anno prossimo, appunto, ricordiamo che la Moto2 passa a motore Triumph, tre cilindri. Dunque c'è anche un pochino di elettronica, mi dicevi, c'è Sì. qualche ausilio elettronico sulla guida, Po poca roba. poca roba. Però insomma cambia parecchio. Tu hai già avuto l'occasione di provarla. Che Sì. impressione Sì, è un bel cambiamento. Secondo me è innanzitutto molto importante forse per la preparazione dei piloti alla MotoGP, perché in questo momento la Moto2 è molto diversa rispetto alla MotoGP, ma il prossimo anno magari ci potrebbe essere un avvicinamento, ci sarà molto più lavoro da fare all'interno del box anche, non solo in pista, e Certo. questo qui secondo me ci preparerà al meglio. Dobbiamo essere pronti e dare il 100% da subito, dai primi test, che sarà importante arrivare pronti alla prima gara.
primi test che sono subito a Jerez, cioè a Valencia. Noi a Jerez. Voi a Jerez dopo la gara di Valencia. Esatto, il weekend dopo. Grandi. Pecco, per te il salto è ancora più significativo. Vai in MotoGP con Ducati ufficiale, Pramac, dunque la Ducati 2018. Tu avevi già avuto un'esperienza guidando una Ducati in MotoGP, ma... Sì, per un premio. Ho vinto quei 7 giri con la Ducati del Team Aspar e già mi aveva impressionato. Però appunto avevo fatto 7 giri, quindi voglio vedere adesso fare 2 giorni interi dove capirò e lavorerò bene per cercare di capire più in fretta possibile senza mettermi pressione. Ecco, perché qual è lo spirito con cui affronti la MotoGP? Chiaro che un campione del mondo sente magari di dover dimostrare subito qualcosa, è difficile invece tenersi tarato giusti? Secondo me invece bisogna prenderla con calma, nel senso imparare passo a passo, non mettermi pressione, non pormi nessun obiettivo. Anzi, cercare ogni volta che entro in pista andare un po' più forte, magari la prima gara faccio 15°, la seconda faccio 14°, e migliorare, l'importante è migliorare, invece se torno indietro non va bene. Ah, certo. Tu sarai con Miller, il tuo compagno Miller, di squadra, sì. Prende il posto di Petrucci, di fatto, che passa del team ufficiale. Dunque, questa Ducati sembra... Forse si esagera a dire la miglior MotoGP di quest'anno, però secondo me è il miglior pacchetto dell'anno. Tecnico, sì, sì. Tra tutto quanto, trazione, staccate, motore, la Ducati è stata sicuramente la più competitiva, dai. E sembra anche che ci sia uno step, naturalmente, sono avanti col programma 2019, quindi insomma ci aspettiamo tanto. Io sì. Il Dovi come lo vedi tu? Dovi è molto forte, ha iniziato l'anno scorso e 2 anni fa veramente a interpretare bene la guida della Ducati, che gli è andata molto dietro, perché alla fine questa moto qui è nata anche molto grazie a Dovi, quindi ha fatto un lavoro della Madonna, è stato molto forte, adesso la moto è veramente competitiva, quindi se è così grazie a lui comunque. E poi Lorenzo ha portato una guida ancora diversa, quindi con molta più percorrenza, più un ingresso molto più aggressivo così, e la Ducati gli è andato dietro. Lo ha seguito. Quindi c'è una buona chance, buona anche chance di far bene. Che possa adattarsi ad ogni pilota. Esatto, sì, sì. Sì, sì. Volevo chiederti, ma voi piloti, chiedo anche a te, perché è stato un po' un fenomeno inspiegabile questo Lorenzo, che sembrava inchiodato a una prestazione mediocre, nonostante sia un grandissimo campione, poi di colpo ha svoltato pagina. È sembrato quasi più un fatto di testa visto da fuori. Tu come l'hai vissuto? Poi lo chiedo anche a te. Io l'ho vissuta che ha firmato contratto con Honda. Si è liberato. E la Ducati comunque non ha mai smesso di lavorare per lui, perché gli ha portato tutto quello che ha chiesto. In una situazione come Mugello si è trovato bene con questo nuovo serbatoio, che riusciva a usare magari meno forza con le gambe o con le braccia, non lo so. E c'è stata anche una ragione tecnica, se vogliamo. Dopo questo gran risultato che si è caricato, probabilmente è iniziato ad andare molto meglio. Anche tu la pensi uguale, perché tu, Luca, sei uno che studia le cose, eh? Sì, però siamo un po' fuori dal mondo del MotoGP, quindi non sappiamo bene tutti i dettagli. Quello che so è che Lorenzo è un pilota un po' particolare, fortissimo, però particolare, quindi magari... Non lo so, lui voleva questo serbatoio, gliel'hanno portato, anche mentalmente è stato un po' uno scatto che gli ha permesso di ottenere dei risultati migliori, ma secondo me la Ducati ha dimostrato di essere la moto migliore, perché non gli manca assolutamente niente e tutti i piloti con la Ducati, anche con le Ducati clienti, sono lì davanti, fanno la top 5, fanno la top 5 anche Bautista o altri piloti, quindi è una moto competitiva e secondo me la miglior moto per Pecco per il prossimo anno. Ecco, come ve l'immaginate il prossimo anno e quale obiettivo sarebbe per te centrato alla fine della stagione? Rookie dell'anno, direi così, rookie dell'anno, ma senza appunto mettermi pressioni, io voglio imparare passo a passo. Perché c'è tanto da imparare, nel senso, per esempio, guardiamo tutto Marquez, un altro mondo, secondo me. Guardiamo Marquez, che potrà avere magari 1000 difetti, ma a guidare la moto è il number one in questo momento. Dopo vale, giustamente, però sembra aver introdotto delle tecniche nuove. Cioè sembra andare oltre il modo di guidare tradizionale, Luca? Io non la vedo così. No?
è bravo assolutamente, questo non lo si può negare, ma diciamo che si trova molto bene con la sua moto, ha molto feeling e riesce proprio a dominare la moto come pochi riescono a fare. E questa sua grandissima sicurezza con la moto gli permette poi di fare anche grandi cose, ma anche tutti i salvataggi che fa non è solo merito suo, anche la Honda ha quella caratteristica lì. Parlando anche poi con Franco o con Luti quest'anno, mi è capitato di parlare, e dicono proprio che la Honda porta a questo tipo di... a questa caratteristica, che si chiude davanti, però se te sei un po' sveglio non ce la fai, ce la fai non cadere. Non si alzano le ruote. Esatto, esatto. Però ciò non toglie al talento di Marquez, che sicuramente certo. È molto grande. Ah, sicuro? Sì, sì, è fortissimo. Marquez è un talento della Madonna, è fortissimo. Però appunto, come dice Maro, la Honda gli è andata dietro dal primo anno, gli ha fatto proprio, gli ha dato carta bianca su ogni cosa, è una moto sviluppata per lui e ha un... Infatti gli altri con la Honda fanno molto fanno più le fatica. Stesse cose. Lui Ducati ha un gran feeling e riesce a sfruttare, arrivare al limite con quella moto lì, spesso perché arriva al limite lì si chiude davanti, però appunto perché dietro non perde mai trazione dietro la Honda, anche in staccata è sempre con molta trazione, rimane a spingere il davanti e... appunto si sveglia Luti certo. L'ha salvata un sacco di volte certo. Non è che non li inquadrano poverino gli altri e chiudo con il vostro maestro. Sarebbe bello vedere Marquez con un'altra moto, no? Ah, indubbiamente a questo punto dai, sì, lanciamogliela e anche qualcuno adesso vedremo Lorenzo una bella Honda, KTM ci vorrebbe Marquez. Il vostro maestro nonché tuo fratello Valentino, beh, l'anno prossimo potrà finalmente ritornare, Yamaha permettendo, a vincere le corse e il titolo. Luca, secondo me non è mai andato via, è sempre stato lì a vincere le corse e a lottare per il titolo, ma in un campionato capitano davvero tante cose, devi essere al 100% con la moto, con il team, avere anche un po' di fortuna certo. E quindi è da vedere, però già rivederlo lì davanti a lottare per la vittoria tutte le gare tanto. Sarebbe bello, secondo me manca un po' a tutti. Assolutamente, siamo perfettamente d'accordo con Luca. Assolutamente, la Vale secondo me ogni anno impara un qualcosa di diverso, sempre più forte, perché comunque lo vediamo anche quest'anno, che ok che Vignales ha vinto una gara, però Vale gli è arrivato davanti sempre, e Vale c'ha questa cosa che va molto oltre i problemi, e domenica stava facendo una gara pazzesca, poi comunque la voglia di vincere, voglia di vincere fa quella così. Quella è intatta. Cioè. Grazie Luca Marini. Ciao. Complimenti. Grazie mille. Grazie Pecco. Grazie mille. Buon 2019 a tutti e due. Ciao. Ciao.